Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Witchcraft 80 e io sono Natasha. Allora, questo è il mio primo video in italiano. Se avete dato un'occhiata al mio canale, avete visto che ci sono altri video tutorial, sono tutti in inglese. Il motivo per cui ho fatto in inglese è perché io mi trovo in UK, vivo in Irlanda del Nord. E ovviamente qui, per la maggior parte, tutto il feed che io ho su YouTube è prettamente in inglese, quindi ho detto ok, probabilmente è la strada migliore per raggiungere un'udienza più un maggior numero di utenti. In più, quando io poi ho cercato su YouTube materiale in italiano riguardante la macchina, Sentro o Addi, non ho trovato un granché, però ho dato la colpa al fatto che appunto io mi trovo in UK e il mio YouTube è settato solo UK, quindi ho detto beh, probabilmente mi darà risultati relativi allo stato in cui mi trovo. Poi un bel giorno mi sono imbattuta una ragazza, Valentina, su uno dei tanti gruppi in cui io sono iscritta, che postò un messaggio in italiano, io risposi e parlando con Valentina appunto mi ha confermato che effettivamente non c'è un granché di materiale riguardante queste macchine. Quindi ho detto ok, ma proviamo a contribuire alla cosa e vediamo un po' come va. In più mi rendo anche conto che comunque anche se YouTube dà la possibilità di avere dei sottotitoli in lingua, non è facile seguire un tutorial mentre si sta leggendo quello che la persona sta dicendo. Ovviamente si perde la concentrazione, quindi almeno io guardo quello che una persona sta facendo, ma se provo a cercare di leggere per capire quello che sta anche dicendo, lì, dipende da quello che è il progetto, potrei perdermi dei punti principali. Quindi ho detto vabbè, proviamo a inserire nel mio canale anche video in lingua italiana e vediamo un po' come va. Detto ciò, faccio anche una premessa. Io ho imparato questo hobby, questo craft, qui in UK. Quindi tutti i video che ho guardato, blog, gruppi, è tutto in lingua inglese. Questo per dirvi che la terminologia che conosco io è prettamente inglese. Ora ovviamente cercherò del mio meglio per trovare i termini corrispondenti in italiano, ma se dovessi imbattermi in un qualcosa e chiamarlo in una maniera errata, non so, magari un punto di maglia che non è, non lo so, lo chiamo in maniera errata, abbiate pazienza, anche questo per me è un percorso di apprendimento nel ritrovare termini tecnici italiani, quindi se volete magari lasciarmi un commento e dirmi, oh vedi che quella cosa lì si chiama così o si dice in quest'altro modo, ben venga. È apprezzato. Nel frattempo farò del mio meglio per farmi appunto capire e descrivere quello che si farà insieme. Detto ciò, parliamo della macchina. Questa è la macchina Sentro, è la 48 aghi. Ci sono tante altre misure in giro della Sentro. La Sentro viene credo in 4 misure, quindi abbiamo la 48 che è la più grande, ma è la più grande sul mercato a prescindere. Poi abbiamo la 40, la 32 e la 22. L'altra marca di macchina, diciamo, più usata e più, diciamo, famosa in commercio è la Addi e quella viene solo in 2 misure, ed è la 46 e la 22. Le macchine Sentro sono diciamo più economiche
Sono di buona qualità, però sono classificate più come giocattoli che macchine per adulti, però non fatevi ingannare. La macchina funziona, funziona bene. Io ho questa macchina, è la prima che ho acquistato e ce l'ho da più di 5 anni e toccaferro, non ho mai dovuto, non ho mai avuto grossi problemi. Ovviamente in 5 anni di utilizzo costante, quello che ho cambiato è questo. Questa guida qui dove viene inserito il filato, perché poi vediamo che il filato, ovviamente girando la manovella, viene trascinato in questo foro qui, e quindi dai oggi e dai domani la plastica si era consumata, creando un piccolo canaletto. È normale utilizzo, strautilizzo della macchina, quindi non è una cosa, non è un difetto. È un po' come quando si ha la macchina, fuori di guidarla, prima o poi le ruote vanno cambiate. Stessa cosa. L'unico difetto invece che è, diciamo, famoso per questa macchina è quello relativo al contagiri. Probabilmente vi state chiedendo cos'è questo attrezzo qui. Ora vi spiego. Il contagiri, la macchina viene già con un contagiri preinstallato, che è questo qui. Con il pulsantino lo si resetta e in teoria quando si gira la manovella e si completa il giro, qui scatta appunto il conteggio. Però un difetto, diciamo, noto della macchina è che dopo un po', per me è stato, diciamo, dopo un annetto e mezzo circa, il contagiri ha cominciato a non contare più in maniera precisa, quindi succedeva che magari il numero non scattasse completamente, quindi rimaneva, vedevi un pezzo del numero precedente, un pezzettino del numero successivo e non sapevi bene su che giro stavi. Fino a poi a un bel giorno in cui ho deciso di essere coraggiosa e ho smontato la macchina, un po' per vedere qual era il problema del contagiri, un po' per vedere se c'era bisogno di pulizia o quello che era, e quando l'ho rimontato il contagiri ha smesso completamente di lavorare. Ora, ci sono video tutorial su YouTube su come smontare e rimontare la macchina, eccetera. Io non incoraggio la cosa. Perché poi non si sa mai se magari c'è comunque un errore nel rimontarla la macchina, c'è anche il rischio poi di compromettere l'integrità della macchina stessa. Quindi io non incoraggerò mai nessuno a smontarsi la macchina, se lo volete fare è a vostro rischio e pericolo. Ci sono, vi ripeto, video su YouTube che vi fanno vedere passo passo quello che succede, come si fa, quali sono le componentistiche, però io personalmente. Meno lo faccio, meglio è. Infatti, io penso di aver smontato solo 2 volte, una volta questa e una volta la 22, che è quella più piccolina. Detto ciò, appunto, il contagiri si è completamente rotto, non funziona più. Io la macchina non la rismonto per questo motivo e per un periodo ho utilizzato questo. Presumo che chi lavori a maglia con gli aghi da maglia sia più, questo oggetto sia più familiare ed è semplicemente un contagiri manuale. Però ovviamente questo qui diciamo che per me è poco pratico perché io sono una persona che si distrae molto facilmente, quindi nel momento in cui io alzo gli occhi, il giro è completato, guardo il cosino qui e non sono proprio certa se l'ho marcato il giro oppure no. Quindi ho acquistato questo. Questo è anche qui è roba cinese, presa su Amazon. Non credo l'abbiano creato per aiutarci con queste macchine, però funziona. E il modo in cui funziona è che appunto c'è una calamita che una volta pa che passa davanti al sensore, il contagiri conta. Una cosa che io poi ovviamente ho notato nel momento in cui ho cominciato a utilizzare questo di contagiri è che appunto
Il contagiri funziona in entrambi i sensi, quindi io se vado in un verso o vado in un altro, il contagiri conta a prescindere. Ed è un'ottima cosa, perché il contagiri originale della Centro non lo fa, questa conta solo in un verso solo. Il problema che questo crea nel momento in cui noi andiamo a lavorare in pannelli, quindi facciamo questo movimento qui dove andiamo avanti e indietro, il contagiri ci conta solo in un verso e non nell'altro. Mentre in questo qui il problema non si pone più. Quindi, onestamente, questa è una cosa che consiglio a prescindere, però decisione vostra. Appunto, questa macchina lavora sia in tubolare sia in pannello e si può attivare la modalità pannello con questo interruttore qui, ma non è necessario, nel senso, se io ho l'interruttore sul pannello, io il tubo non lo faccio, la macchina non mi permette di farlo. Infatti, eccolo, si blocca. Se io poi vado a fare il giro, anche qui arriverà un punto in cui la macchina si blocca senza appunto, evitando che io riesca a fare un giro completo. Nel tubolare, ovviamente la macchina gira, non ci sono blocchi, ma io con la versione con il settaggio nel tubolare posso fare pannelli. L'unica cosa è che devo stare appunto solo attenta a quando io voglio fermarmi, quindi a quanto lungo il pannello è, quanto spesso il pannello è. Un'altra cosa appunto della macchina che noterete subito è che c'è un ago di colore diverso. Ogni centro, ogni macchina di questo tipo qui ha un ago di colore diverso, magari la combinazione di colori potrebbe variare, quindi in questo caso abbiamo gli aghi rosa e un ago bianco. Nella 40 mi pare che gli aghi sono tutti bianchi tranne uno nero. E nella 22 non ricordo, però comunque c'è sempre un ago di un colore diverso rispetto agli altri. È comune indicare questo ago come l'ago numero 1. Quando dico è comune indicare è perché sulla macchina, qui, anche se sicuramente in camera non lo riuscite a vedere, però se andate a guardare sulla vostra macchina, ogni macchina ha dei numeri incisi su questa parte qui. Ed è la macchina che vi dice se questo è l'ago numero 48 o l'ago numero 47. Infatti, in questo caso qui, la macchina ha inciso l'ago numero 1, questo. Sta a voi se volete seguire la numerazione che è sulla macchina oppure no. Diciamo che tendenzialmente è più facile ricordarci di questo ago come l'ago numero 1 e ignorare la numerazione che è inserita sulla macchina, anche perché tanto anche dal vivo è praticamente non visibile, quindi è, diciamo, inutile. Una volta che avete marcato questo ago nella vostra testa, quindi vi settate la regola che questo è il vostro primo ago, quindi l'inizio del giro, qualsiasi sia il progetto, i punti che richiedono, magari, che ne so, di fare un qualcosa su un ago numero 3 anziché su un ago numero 4, sapete dove siete. In più, sapete quando il giro è giunto a termine. Un'altra buona pratica per appunto avere una visuale del giro è segnarsi. Quindi abbiamo l'ago bianco che per me è il numero 1, segnarsi questo spessore alla destra del lago, vuoi con non so, un pennarello indelebile nero, vuoi con un pezzettino di carta adesivo, vuoi con qualsiasi altra cosa che sia visibilmente, che sia visibile a occhio nudo nel momento in cui andiamo a fare il giro e vediamo a che punto è il nostro
primo ago. Il motivo per cui facciamo questo è senza alcun progetto, senza alcuna lana sulla macchina, noi già vediamo che c'è un ago bianco qui e che sta arrivando a conclusione del giro. Ma nel momento in cui noi cominciamo ad applicare lana, filato, quello che sia, e cominciamo a lavorare il progetto coprirà questa parte qui. Quindi se non avete nessuna indicazione che questo è il primo ago che sta tornando indietro, non avete modo di vederlo fino a quando l'ago non si alza. E come vedete si alza proprio in prossimità della guida. Se non vi marcate il primo ago in questa maniera, rischiate che magari se state seguendo un progetto che vi indica di cambiare colore a fine giro, per esempio, magari in un momento di distrazione andate avanti 2 o 3 punti e poi vi rendete conto che il cambio del colore non l'avete fatto perché non vi siete resi conto che avete già passato il primo ago. Questi sono tutti piccoli trucchetti che poi con la pratica vi inventerete anche voi per voi stessi, cioè quello che più vi torna comodo. Però diciamo che questo secondo me è buono utilizzarlo fin dall'inizio. Ora parliamo di filati. I filati che possono essere utilizzati sulla macchina sono filati di acrilico, misto lana. Diciamo che si consigliano filati che abbiano un certo grado di elasticità. Quindi, se andiamo già a parlare di 100% cotone, io ve lo dico, c'è il rischio che la macchina non lo tolleri perché il cotone ha praticamente elasticità zero e una volta che cominciate a fare più giri si crea tensione sulla macchina fino al punto tale in cui la macchina fa veramente fatica a girare. Provate, magari ci sono delle combinazioni con misto cotone che funzionano meglio. Quello che io vi dico però è lavorate con la macchina e non contro la macchina. Quindi se la macchina arriva a un certo punto dove non gira più, ci sono alcune cose da considerare. Una, magari il filato sta bloccando l'ago in salita perché è appeso qui e non è sceso dietro e quindi crea una pressione per cui l'ago non gira, basta spostare il filato dietro. Ma se qui non c'è un filato che blocca, siete in tubolare, non c'è altra spiegazione per cui la macchina non giri, guardate che filato state utilizzando, perché probabilmente è un filato che ha praticamente zero elasticità e non è arrivato a un punto in cui la tensione è troppa. La macchina è economica, però non credo valga la pena romperla per semplicemente un filato che non è adatto. Un'altra cosa che dovete guardare è anche lo spessore del filato. Quindi i filati, diciamo, fino a un 5 mm vanno bene. 5, diciamo, è il massimo che io vi consiglio. Filati più sottili anche vanno bene, ovviamente la differenza sta che su un filato, un progetto con un filato numero 5 ha una maglia più fitta rispetto allo stesso progetto fatto con un filato numero 3 che avrà una maglia più larga. Questo perché ovviamente gli aghi, la distanza fra un ago e l'altro rimane la stessa, non avete la facoltà come per i lavori a maglia di adattare gli aghi al filato che state utilizzando. Per i filati più grandi, più spessi del 5 è diciamo un rischio. Ci sono dei filati che sono marcati 6, però sono comunque un po' più sottili rispetto a quello che dovrebbero effettivamente essere. Magari la macchina, anche se con un po' di difficoltà ce la fa, però la maggior parte dei filati dal 6 in poi sono troppo spessi per la macchina affinché sia in grado di lavorarli. Stesso principio,
lavorate con la macchina e non contro la macchina. Se volete tentare, sperimentare, fatelo, però se poi la macchina non lavora, io vi consiglio di cambiare filato. Ok, ora, ultima cosa, la macchina Sentro ha comunque pezzi di ricambio in commercio, quindi se doveste ritrovarvi che magari, che ne so, come me, avete consumato la guida per il filato, è fattibile acquistare ricambio. Se magari succede che si spezza un ago, perché poi alla fine, ragazzi, questa comunque è plastica, gli aghi appunto si trovano in commercio. Un'altra cosa che ad esempio io ho fatto, ma per comodità mia, io ho cambiato le gambe alla macchina. La macchina Sentro viene con gambe diverse che hanno delle ventose. Le ventose sono buone, funzionano, però funzionano su superfici adatte alle ventose. Dipende da dove lavorate, ci sta che le ventose non funzionino correttamente. Io posseggo anche un Addi. L'Addi viene con dei ganci apposta per i tavoli, quindi qualsiasi sia la superficie riuscite ad agganciarla, e queste gambe qui sono simili a quelle dell'Addi, e quindi quei ganci sono compatibili con queste. Quella è la ragione per cui ho cambiato le gambe alla Sentro. Ma ultima cosa, prima di cominciare a parlare del progetto, io fino adesso ho nominato la Sentro, voi probabilmente avete visto mia Oke, è la stessa macchina. Sono tutte prodotte in Cina, tutte prodotte da quello che so io nella stessa fabbrica, cambia solo il nome, ma è solo il nome, cioè la macchina è la stessa, quindi qualsiasi cosa che sia bianca e rosa, bene o male, la Sentro. Ma penso di aver detto tutto sull'introduzione della macchina. Se siete comunque in procinto di acquistare una macchina e siete indecisi su quale acquistare, io no, ovviamente non vi dico quale dovreste acquistare, però vi chiedo di farvi una domanda: quanto siete sicuri che vi appassionerete a questo tipo di hobby? Magari già lavorate la maglia, magari siete già pro a uncinetto, lavori a maglia a mano, eccetera. Quanto pensate che vi possa interessare? Perché il discorso è questo: la Sentro è relativamente economica, l'Addi no. L'Addi ha un costo, per me, io posso anche dirvi che è un costo abbastanza elevato. Per una macchina che bene o male fanno lo stesso lavoro, non, io tutta questa differenza non l'ho trovata, anzi questa è anche più grande, quindi diciamo che 2 punti in più per alcuni progetti aiuta. Quindi domandatevi, perché se è un qualcosa che avete il rischio che poi provate, vi annoiate, non è proprio quello che pensavate, dici no, no, guarda, torno a fare il lavoro a maglia, faccio prima. Volete lasciare a prendere polvere una macchina che magari, non so, vi è costata, boh, la butto lì perché i prezzi in euro non li conosco, però diciamo 50 euro rispetto alla macchina che ve ne potrebbe costare 150. Questa è la differenza di prezzo, quindi fatevi due conti. Alla fine io le ho tutte le macchine, si può dire, tra l'Addi e la Sentro, e questa è quella che io comunque utilizzo di più, a prescindere. Mi ci trovo meglio, la preferisco, non c'è un motivo particolare, però anche lì fanno lo stesso lavoro. Quindi io problemi con questa non ce l'ho mai avuti. Ogni tanto la uso per giustificarne il costo della spesa, ma la Sentro per me va alla grande. Quindi prendete quello che volete da quello che vi ho detto, fatevi alcune domande e vedete quanto siete disposti a investire economicamente in questo hobby. Detto ciò, cominciamo con il progetto di oggi. Oggi, essendo il primo video, la prendiamo un po' con calma, cominciamo dalle basi,
faremo un cappello, così vi spiego appunto come si inizia e come si finisce un progetto sulla 48 centro. Faremo un cappello per adulti. Quindi per cominciare questo progetto abbiamo bisogno appunto di un filato. Io sto utilizzando un filato che è un 100% acrilico da 4 mm. Quindi, step numero 1, posizionate l'ago bianco, quindi il vostro primo ago, davanti a voi, davanti a, diciamo, più o meno alla guida. Prendete il vostro filato. Quindi un capo del filato sulla mano destra e posizionatelo davanti e sotto l'uncino del primo ago. Quando dico sotto l'uncino, se voi guardate, tutti gli aghi della Sentro e dell'Aldi anche sono fatti a uncino, quindi il filato deve andare sotto all'uncino. Potete lasciare la codina e cominciate a girare lentamente la manovella e alternate la posizione del filato con gli aghi a seguire. Quindi il primo ago era davanti e sotto l'uncino, per il secondo ago sarà dietro alle spalle dell'ago, terzo ago davanti sotto l'uncino, quarto ago di dietro. Non tirate troppo perché adesso non è ancora ben fissato. Infatti, se io tiro troppo, vedete che il filato viene praticamente lo tiro via. Quindi non date troppa tensione, cercate di regolarvi il giusto e continuate lentamente davanti all'ago numero 5. Dietro al 6, davanti al 7. Quindi noterete che gli aghi di numero dispari, il primo, il terzo, il quinto, eccetera, hanno il filato davanti e sotto l'uncino, gli aghi pari, il 2, il 4, il 6, eccetera, hanno il filato che va alle spalle. Andate con calma, assicuratevi che appunto il filato venga preso dall'ago e venga portato sotto la macchina. Io già vedo che sto giungendo alla fine del giro perché il mio primo ago sta approcciando. Finiamo alle spalle dell'ultimo ago. Quando cominciate queste fondamenta del progetto, dovete sempre finire alle spalle dell'ultimo ago. Quando siete qui, il filato lo inserite nella guida e fate modo che vada fino in fondo a questo canaletto. Se rimane sopra, così, lento, l'ago sicuramente non lo prende, non riesce ad agganciare il filo e lì è quando succedono i macelli e si perdono i punti. Quindi adesso che succede? Da adesso in poi, intanto abbiamo costruito la fondamenta del progetto e siamo sicuri di aver fatto bene qualora finiamo alle spalle dell'ultimo ago e c'è una costante su come il filato appare all'interno della macchina. Quindi all'interno della macchina vediamo che il filato appunto appare a strisce relativamente lunghe perché va
Da un ago ne salta uno, poi va all'altro, ne salta uno, va all'altro. Quindi se c'è costanza in come appare filata all'interno, sappiamo che abbiamo fatto un buon lavoro. Questo giro non è mai parte del conteggio dei giri del progetto. Quindi se un progetto vi dice che dovete fare 150 giri, questo non è conteggiato nei 150, perché sono le fondamenta. Quindi adesso è il momento di azzerare il contatore. Appunto, noi facciamo un cappello per adulti e lo facciamo da 130 giri. Adesso che man mano che giriamo, il filato che abbiamo inizialmente posto davanti agli aghi e sotto l'uncinetto, che succede? Viene riportato su dal lago e viene posto. Vediamo se. Vediamo qua. Viene portato su e posto intorno a questi due dentini. Ok? Così poi l'ago prende il nuovo filato, che quello è il filato di lavorazione, lo riaggancia e lo riporta sotto. Così da creare la maglia sia dritto che al rovescio. Andate piano, specialmente nei primi 2-3 giri, così vi assicurate che appunto ogni ago stia prendendo il filato di lavorazione. Vi assicurate che ogni altro ago abbia il filato intorno ai dentini. Guardate, si è creato un nodo col filato, eccolo. Poi ovviamente cercate di mantenere una tensione costante sul filato. Le sentro vengono tutte, prendiamo fuori un pochino, le sentro arrivano tutte col tensionatore, che è questo qui. L'ag, ad esempio, questo non ce l'ha. Il tensionatore vi aiuta perché appunto in base a quanta tensione volete applicare, più buchini utilizzate, più tensione avviene sul filo, e poi anche in base allo spessore, se è un filato più spesso e lo inserite qui c'è ancora più tensione, e questo vi permette di mantenere costante la tensione. Lo potete fare anche a mano se volete, però a mano ovviamente è un processo di apprendimento, dovete imparare a mantenere la stessa tensione del filato lì dove magari vi interrompete, andate a prendere un bicchiere d'acqua, tornate. All'inizio vedrete che se lo fate a mano la tensione non è mai la stessa di quando l'avete lasciato. Però fortunatamente in questo caso qui il tensionatore c'è, usiamolo. Io la lana comunque la tengo in mano, ma non sto applicando pressione, la tengo solo in mano perché se avete già lavorato con gomitoli di lana, sapete già che a volte capita che vi sono nodini sul filato quando esce fuori dal gomitolo e il nodo si potrebbe bloccare qui. Quindi, se io tengo il filato con la mano, sento il nodo che arriva e cerco di liberarlo prima che si vada ad incastrare nel buco, perché magari il nodo non fa, è troppo spesso per passarci attraverso. Ok, quindi appunto siamo arrivati al nostro primo ago e abbiamo fatto il nostro primo giro. Ne dobbiamo fare ancora 129.
Ogni tanto vi consiglio di liberare un po' di lana dal gomitolo se il gomitolo è nuovo, appunto per non creare troppa tensione che non ci serve. E continuate a girare. A questo punto continuate, io vi rivedo al 130° giro. Ok? Ok, ora ovviamente abbiamo ancora un po' di giri da fare, però volevo farvi notare questo. Ovviamente man mano che fate il progetto si allunga, arriverà a toccare il tavolo, salvo che non abbiate una superficie di lavoro tale per cui magari c'hai molti qui in UK hanno un tavolino dedicato con un buco al centro in modo tale che il progetto cada all'interno del buco
ed eviti di non so come si dica, ma ragazzi, è brutto quando non ti vengono le parole in italiano. Che non si arricci il lavoro in questa maniera, perché che succede quando si arriccia il lavoro in questa maniera? Perché ovviamente il lavoro tocca il tavolo, non ha più dove altro andare, quindi ritorna in su. Questo è il momento in cui si rischia che i punti saltino dalla macchina. Se saltano il punto cade. Si può aggiustare, però se si può prevenire è meglio. Quindi, quando arrivo a questo punto, magari diamo comunque una piccola tirata al progetto da sotto, così siamo sicuri che i punti sono tutti ben agganciati. Poi quello che volete fare è prendete il progetto dal centro, lo ritirate su e lo arrotolate su se stesso a mo' di ciambella e lo lasciate cadere così. Questo ha due funzionalità. Uno, appunto, evita l'arricciamento del progetto a questo livello qui. Due, crea un peso non eccessivo, però sufficiente a mantenere una certa tensione all'interno del progetto e così che i punti ci sia molto meno rischio che cadino. Quindi, continuiamo. Io probabilmente dovrò cambiare fiato perché quello che mi rimane non credo sia sufficiente al completamento del progetto e se così fosse vi faccio vedere come si fa. Ok, sono arrivata alla fine del mio gomitolo. Io non ho un altro gomitolo come questo, quindi ne uso uno diverso. Non fa niente. Però a questo punto ci sono alcune considerazioni da fare. Essendo questo un cappello ed è doppio strato, vuol dire che una parte del progetto sarà all'interno del cappello, quindi ovviamente non visibile. Pertanto, io non ho problemi su dove aggiungo il nuovo filo e non ho neanche tutti questi problemi se il filo non è esattamente della stessa misura. Probabilmente non riuscirete a vederlo, però sono entrambi classificati come 4 mm. Però il filato bianco è leggermente più spesso a quello a cui con cui ho lavorato fino adesso. Quando ci sono questi cambi, è possibile che si veda la differenza in tensione perché appunto il filato non è proprio esattamente dello stesso spessore. Non mi preoccupo più di tanto perché, vi ripeto, questo andrà all'interno del cappello, quindi sarà pressoché invisibile. Oltretutto, non mi preoccupo della posizione in cui io andrò a cambiare il filato. Vi consiglio sempre, comunque, nel momento in cui è ora di cambiare il filato, di lasciarvi una codina perché dovete comunque annodare i due capi. Diverso il discorso sarebbe stato se il progetto
richiedesse una variazione magari di colore, magari il progetto appunto un cappello a strisce con più colori, e quindi vogliamo che le strisce di colore siano costanti, magari che ne so, il progetto richiede 5 giri per colore, e allora a quel punto lì è opportuno che si inizi ogni cambio di colore allo stesso punto. In questo caso qui non è un vero e proprio cambio di colore e vi ripeto, stando all'interno non mi preoccupo proprio. In più, seppure fosse stato un cambio di colore, però avendo solo due colori nel progetto, quindi inizi con uno e finisci con l'altro, non ha un granché di importanza dove iniziamo a fare il cambio. Seguiamo semplicemente quello che ci dice il progetto. Quindi ovviamente se il progetto ci dice fai 50 giri di giallo e 50 giri di bianco, tendenzialmente il cambio sarebbe comunque al numero 1 perché tendiamo a finire il giro. In questo caso qui a me serve di aggiungere filato perché non ne ho più di questo giallino qui. Quindi non mi interessa che non sia al primo ago. A questo punto, quindi che ho fatto io? Io ho finito il mio filato con questo ago e ho unito il nuovo filato, quindi sono uno a fianco all'altro. Questo ago qui ha catturato il filato vecchio, l'ago successivo ha catturato il filato nuovo. L'unica cosa che c'è fra i due è questo spessore qui. Questo divisore qui. Adesso quello che volete fare è fare un nodo stretto. Fate solo attenzione a non spezzare il filato, ma nodo stretto. Fate un giro. Quindi riprendete il nodo e fatene un altro per sicurezza, così che non viene disfatto. Questo lo potete fare anche a fine progetto. Non è necessario farlo adesso sulla macchina. A me personalmente piace farlo sulla macchina perché questo divisore qui, nel momento in cui io faccio il nodo, mi crea una sorta di stop. Quindi il nodo non può andare oltre e tirare oltre il progetto perché c'è questo spessore, che il bordo sotto, che ferma il nodo. Se lo faccio fuori dalla macchina, quindi a progetto completato, devo fare attenzione che il nodo non stringa troppo perché altrimenti poi compromette il resto dei punti prima e dopo. Tutto lì. Continuiamo. Ok, abbiamo finito i nostri 130 giri. Ora è il momento di togliere il progetto dalla macchina. Come si fa? Allora, intanto assicuriamoci di togliere il filato dalla guida. Facciamo in modo e maniera che il filato rimanga sempre sotto l'uncino dell'ultimo ago.
e lo portiamo sotto, perché l'ultimo ago lo deve comunque prendere. Poi dobbiamo tagliare il filato dal gomitolo, ma lo dobbiamo tagliare di una lunghezza tale che ci consente poi di prendere ogni singolo punto e tirarlo fuori dalla macchina. Per sapere effettivamente quanto filato ci serve, una regola, diciamo, un po' generica è quella di prendere il filato, porlo attorno a quella che è la macchina, grosso modo, non serve essere precisi, e nel momento in cui facciamo il giro, quindi è bene o male la circonferenza della macchina, allora possiamo tagliare. Questo sarà più che sufficiente, vi renderete conto che sarà anche forse troppo come filato. Però, se siete alle prime armi, è meglio stare sicuri che non ci siano, che non abbiate difficoltà perché magari il filato è troppo poco, troppo stretto, troppo. Così facendo ne avete a sufficienza, perché a sufficienza non vi dovete preoccupare. Ora, come avete visto, io ho infilato il filo nel lago. Ora quello che dobbiamo andare a fare è raccogliere punto per punto con l'ago. Se avete già visto altri video tutorial, ci sono comunque diverse scuole di pensiero dove c'è chi fa un giro completo e poi raccoglie i punti andando in senso orario, e invece c'è chi come me preferisce raccogliere un qualche punto alla volta andando in senso antiorario. Il modo in cui lo faccio io è un pochino più lento, però è più sicuro. Che significa che intanto si gira, quello a prescindere, continuiamo a girare la macchina e vedete che gli uncini vanno sotto, ovviamente in questo caso qui vanno sotto senza aver preso nessun filo di lavoro, il filo non c'è più. Quindi questi punti qui sono punti, io li chiamo punti vivi. Significa che se io questo lo tiro via dai dentini, poi il punto cade, perché non c'è più nulla che lo ferma. Questo è il punto che noi dobbiamo andare a raccogliere con l'ago e tirare il filo all'interno. E poi possiamo toglierlo dalla macchina. Quindi anche qui posizioniamo l'ago fra i due dentini. C'è un piccolo canaletto all'interno, quindi usiamolo affinché il filo sia poi sopra l'ago, e a quel punto lì possiamo infilare l'ago e il filo di sostegno. Anche qui stessa cosa. Il motivo per cui dico che questo è il metodo più sicuro è che facendo un paio di aghi alla volta, voi vi dovete preoccupare solo di questi che sono vivi. Tutti gli altri aghi, tutti gli altri, tutto il resto del filo agganciato, anche se viene tolto da qua, non succede nulla, non viene perso. Il punto. Facciamo un tentativo. Io questo lo tiro su. Ciao ragazzi, sono io dal futuro. Mi sono accorta quando stavo appunto verificando il video che una sezione si è interrotta, non so cosa sia successo, non so perché, ma non ha il programma che sto utilizzando non ha registrato tutto. Quindi siamo arrivati dove io vi faccio vedere, vi dimostro perché il mio sistema è quello più sicuro e poi si interrompe lì. Quindi ho detto, vabbè, vi faccio appunto, riprendo il discorso. Ho
preso un'altra macchina un pochino più piccola solo per velocizzare i tempi. Questa è la 40, la 40 Aghi. Ma giusto per farvi vedere appunto quello che vi stavo spiegando, il concetto è lo stesso. E quindi, se vi domandate perché la macchina sembra diversa, è perché effettivamente è diversa. Quindi, vi stavo appunto dicendo che questo modo di togliere il progetto dalla macchina è più sicuro perché tutti i punti che sono sulla sinistra della guida sono punti ancora sicuri sulla macchina. Quindi, ad esempio, se io questo punto qui lo dovessi togliere da intorno ai dentini, intanto io continuo a prendere i punti sulla destra della guida, vediamo che succede quando questo ago si avvicina e, come vedete, si avvicina, si alza e tira giù un altro punto. Quindi io non ho perso nulla. Diversa la storia è che se da qui il punto salta, prima che io sia riuscito a prenderlo con l'ago, qui il punto poi cade. Per quello vi dico che questo metodo è un pochino più lento, ma un po' più sicuro, perché io tutto ciò che è questa parte qui non me ne preoccupo. Visto che abbiamo fatto tanto per fare un buon progetto senza creare errori, senza dover aggiustare nulla, mi sembra un po', come si dice, un po' uno spreco se facciamo un errore del genere a questo punto. Quindi prendiamoci il tempo e prendiamo qualche punto alla volta. Ora, quello che state vedendo qui sono io che prendo qualche punto in più in un unico movimento. Quindi, quando il progetto è già un po' fuori dalla macchina e c'è meno resistenza, potete anche liberare due o tre punti insieme e raccoglierli con l'ago in un'unica volta, così come faccio io. Però anche qui aumentate il rischio, perché se non avete la manualità, se è un qualcosa che non avete fatto, perché magari avete appena preso la macchina, io sto lavorando con la sinistra. Magari come me, la sinistra non è una mano che utilizzate di frequente, quindi questo tipo di manualità non è non ci siete abituati. Facendolo così rischiate appunto di far cadere il punto. Scusate il gioco di parole. Però se volete, con un pochino di pratica, magari fate due punti insieme e piano piano prendete la pratica, così sapete che dovete fare. Però comunque vi consiglio sempre di gestire pochi punti alla volta. Ok? E continuate così fino a fine giro. Ripeto, questo è solo un esempio perché il video originale si è interrotto. E non so perché. Quindi questo è il modo in cui il progetto viene tolto dalla macchina. Ora riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Ok, quindi adesso che facciamo? Andiamo a prendere le due estremità. Ogni estremità avrà una codina del genere. Prendiamo la codina e tiriamo. Questo tipo di... Questo era l'inizio lavoro, ok? Quindi inizio lavoro, fine lavoro. Questo modo di iniziare e finire il lavoro è per tutti quei progetti in cui voi volete ottenere questo tipo di chiusura.
Quindi, ad esempio, cappelli, come in questo caso. Potete anche fare una sciarpa e finirla così. Potete fare una fascia per capelli. Quindi, ad esempio, in questo caso qui, unendo le due estremità, se avessimo fatto un conteggio di giri inferiore, questo ovviamente è troppo lungo, però consideriamo un conteggio di giri inferiore, chiudiamo le estremità così e poi le cuciamo insieme, e questa diventa una fascia per capelli. O quantomeno una tipologia. Ora, abbiamo detto questo è un cappello che va che ha come si dice? Povera me. Doppio spessore. Quindi rivoltiamo e facciamo modo che le due estremità combacino una dentro l'altra. Ok, sta a voi, potete chiudere prima e poi risvoltare, diciamo, uno dentro l'altro o farlo come lo sto facendo io. Ovviamente l'importante è che alla fine ci ritroviamo. Questo cappellino. Ora cominciamo a ridurre le code perché sono troppo lunghe e non ci servono. Poi quello che a me piace fare, ora intanto un'altra considerazione, quindi abbiamo il cappello. Questo ormai il cappello è finito. Diciamo che è finito. Sto solo facendo sì che all'interno non ci siano pieghe strane, che sia tutto allineato. Ora dobbiamo fare una considerazione. I pompon. Lo vogliamo mettere? Non lo vogliamo mettere? Ci sono diversi tipi di pompon. Ce n'è uno io qui. Sono due io qui. Abbiamo, ovviamente questi non sono, ce li avevo qui per caso a portata di mano, però abbiamo questi che si acquistano. Di finto pelo e di solito hanno un elastichino che spunta fuori. Ok, questo diciamo che è comodo lì dove si utilizza una sorta di fermo, quindi diventa removibile all'interno del cappello. Molti che fanno prendono diciamo, un bottoncino di quelli di legno. Ci fanno due indentature laterali affinché poi l'elastico possa essere inserito in quel buchino sopra e messo intorno al bottoncino di legno sotto. Oppure abbiamo questi che sono i classici pompon che io sfido chiunque che da bambino non ne abbia fatto neanche uno. E questi qui o li facciamo metodo classico della nonna con il cartoncino a cerchio con il buco in centro e facciamo come si faceva da piccoli, o se no ci sono questi aggeggini qui molto comodi di diverse misure che ci aiutano a facilitare il compito. Ovviamente questi, ripeto, cioè, lo vedete da voi, non sono proprio fatti per questo cappellino, però potete intanto decidere se è un qualcosa che volete e come la volete fare. Se non vogliamo un pompon, io il pompon su questo non ce lo voglio, anche perché a me piacciono i pompon che sono, diciamo, in linea con il colore. Io
bianchi e gialli non ne ho più. E non ho il filato questo per farlo. Quindi io che faccio? Tanto inserisco entrambe le code all'interno del lago e riprendo qualche punto, ma giusto per stringere il buco in centro, tutto lì. Poi infilo la mano all'interno del cappello. Con il dito cerco appunto di mantenere il centro e con l'ago lo passo attraverso tutto il progetto fino a uscire fuori dall'altra parte. Anche qui mi assicuro con un nodino il filato, così che le due parti non vengano disfatte. Poi possiamo nascondere parte della coda all'interno del progetto. Taglia. Prendiamo un po' di più. E giriamo. Ora, questo cappello di questa lunghezza, diciamo che è previsto il risvolto. Nulla vieta però di indossarlo così e averlo un po', diciamo, alla puffo. Bellino alla puffo. Questo è come si fanno i cappelli. Quindi tenete presente che la tecnica di inizio e fine lavoro in questa maniera comporta appunto la chiusura del progetto, dove tutta la circonferenza del progetto viene chiusa insieme, e questo vi dà l'opportunità, la conoscenza di questo tipo di chiusura vi dà l'opportunità appunto di scegliere cosa volete fare, o in base a quello che volete fare sapete quale tipo di inizio e fine progetto utilizzare. Io spero che il primo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un commento, perché almeno così mi fate capire che siamo sulla strada giusta e ne possiamo fare altri. Io ho intenzione di farne un altro dove vi spiego come e quando utilizzare il filato di scarto per iniziare e finire un progetto. Quello si usa quando si vuole avere un bordo dritto. E magari possiamo fare effettivamente una fascia per capelli, per la testa, una sorta di scaldaorecchie. Quindi, se siete interessati, fatemi sapere, lasciate un commento. Prima che vi lascio, ho un annuncio e una richiesta. L'annuncio è che io ho anche creato un gruppo Facebook interamente dedicato agli italiani, quindi non c'è più bisogno di Facebook che traduca il testo, che a volte, diciamo, la traduzione lascia un po' il tempo che trova. E l'intenzione è appunto di creare una community italiana dove crescere insieme, condividere insieme e avere un po' divertirci con questo nuovo hobby, se è nuovo per voi, o continuare con la nostra passione per le macchine circolari. Vi lascio il link sotto e penso che adesso apparirà anche su schermo una sorta di annuncio. Di quello è l'annuncio. La richiesta è se volete iscrivervi al mio canale. L'iscrizione al canale, secondo me, cioè, probabilmente avrete sentito e risentito tutti quelli che hanno un canale YouTube a chiedervi di fare questo. Aiuta, aiuta veramente tanto, costa nulla. A voi vi arrivano notifiche con una notifichina sulla pagina di Facebook, non è invasiva. Però almeno venite notificati quando c'è un nuovo video, ma la
sottoscrizione al video, quindi l'iscrizione al canale, aiuta YouTube a capire che il canale è seguito, che il canale è gradito e quindi ovviamente aiuta a spingere i video fatti e aiuta quindi la crescita del canale stesso. Quindi vi prego, se vi è piaciuto e se è qualcosa che volete continuare a vedere, cliccate sul pulsante, credo che sia iscriviti, un bel like, ci sta anche, e vi aspetto al prossimo, ma soprattutto vi aspetto sul gruppo Facebook. Ok? Ragazzi, grazie veramente tanto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!